Io nei giorni scorsi avevo fatto un passaggio non scontato, al quale ho dato grande importanza e mi auguro che non sia vano il lavoro che ho fatto, cioè quello di incontrare tutti i consiglieri comunali con grande rispetto e umiltà, perché ritengo in questi momenti così drammatici, in una guerra economica e sociale senza precedenti, una pandemia sanitaria ancora in atto, sì, c'è una maggioranza, c'è un'opposizione, ma c'è una città e ci sono gli eletti del popolo. Quindi li ho incontrati col mio capo di gabinetto, chiedendo loro di sostenere un impegno comune per la città e da parte mia essere sinceramente disponibile, indipendentemente da chi la proponesse, ad accogliere istanze utili per la città. Istanze parlo con riferimento ai problemi concreti, quindi non temi politici, non alleanze politiche, eccetera. E devo dire che io sono rimasto complessivamente molto soddisfatto di quell'incontro, perché io ne ho apprezzato molto la sensibilità, devo dire, di tutti quelli che si sono approcciati a un incontro schietto, franco e costruttivo. E vorrei ripartire anche oggi dal lavoro importante che fu fatto nel precedente Consiglio Comunale, dove con un lavoro anche di alcune ore, fu il primo Consiglio Comunale qui, con le mascherine, non più in videoconferenza, si arrivò alla fine a un documento che non era un documento eccelso, però era un documento unitario, quindi con un metodo importante, che aveva visto insieme maggioranza e opposizione, in cui ci si presentava un'aula, ormai era quasi sera, ci fu qualche malinteso, qualche screzio e saltò. Però in questa settimana io ho molto lavorato, e poi lo ripeterò nel mio intervento da qui a breve, per riprendere quello spirito unitario e anzi migliorarne anche la qualità politica e contenutistica di quel documento. Perché io credo che oggi, io ci spero ancora, se il Consiglio Comunale di Napoli dovesse uscire con un documento, l'ideale sarebbe unitario, in cui ci presentiamo in questo modo alla città, ma sembra consentire anche al Parlamento e al Governo. Il Parlamento è impegnato in importanti conversioni di decreti legge. Il governo, come sapete, davanti ai sindaci d'Italia si è impegnato a intervenire in maniera concreta per le città e quindi anche per Napoli. Penso che è una bella pagina, stiamo parlando della terza città d'Italia, la capitale del Mezzogiorno, una città che viene rispettata a livello italiano. Io vedo che c'è un grande rispetto per le nostre posizioni e per quello che rappresentiamo. Quindi io mi auguro che oggi possiamo ripartire da lì, affrontare delle delibere, poi c'è la dialettica, un po' di amarezza mi fa il dibattito che ho sentito, se dovesse esigere, ma non un'amarezza personale, un'amarezza per la città, perché lo dico sinceramente che in questo momento, al di là delle comprensibili contingenze politiche, la città non capirebbe, ma non capisce proprio un dibattito fondato su, come dire, posizionamenti politici, dimissioni, sfiducia, poi ognuno può fare quello che vuole, ma la città non capirebbe. Credo che questa sia una sconfitta, se dovesse andare in quella direzione, del Consiglio Comunale di Napoli. Io però ho fiducia che si possa andare avanti perché credo che la città ha bisogno di un Consiglio Comunale che operi sulle delibere. Perché io non so se gli altri hanno la mia stessa sensibilità e preoccupazione, ma io amo profondamente questa città e sono profondamente preoccupato. Cioè io sono assolutamente convinto che noi conteremo molte vittime sociali ed economiche, molte di più del coronavirus. Parlo della nostra città ovviamente, perché in altre parti d'Italia è il dramma. Quindi su questo io continuo a ribadire la massima disponibilità mia e non solo mia a ovviamente lavorare insieme per quanto è possibile uniti per affrontare tutte le situazioni drammatiche ma anche le tante prospettive positive che possiamo avere innanzi. Quindi mi auguro che oggi superiamo questo scoglio, si possa approvare un bel documento, approvare le delibere e poi iniziare un processo democratico importante anche di interlocuzione con Governo e Parlamento.